Ok, ci siamo? Musichetta chill? Va bene. Allora, lunedì, Niaus, sono praticamente le stesse che avevamo letto, diciamo, settimana scorsa, in realtà. Niente di nuovo, però le andiamo a... A leggere di nuovo, dai, alla veloce, senza chiaramente metterci troppo. Allora, due nuovi eroi. Faremo la scheda PG per entrambi, quindi non vi preoccupate, uscirà molto probabilmente domani, quindi belli tranquilli, in generale interessanti. Li devo provare di prima mano per bene, però sono interessanti entrambi in realtà. Quindi, ok, pullare o non pullare, sta a voi. Sappiate che a marzo c'è l'anniversario, se avete magari 1000 passagemme potete pensare di pullarci, altrimenti lasciate stare. Vi ricordo che c'è Brunilde nel banner, quindi ok, se vi serve è lì. In generale non sono, diciamo, ultra necessari, se ne fa tranquillamente a meno, quindi vedete voi. Poi, storia. Quindi avremo gemmine, immagino, quelle del capitolo prima, perché non era finito. Quindi va bene. Poi, nuovi obiettivi per Ragnarok. Sì, va bene, ci daranno qualche gemmina, praticamente. Niente di che completando l'albero del mondo. Quindi, ok. Poi... La news in realtà più grande che stavamo aspettando un po' tutti, anzi, che si aspettava di parlarne perché alla fine diciamo che si sapeva che arrivava il cervo nuovo, ne abbiamo parlato in tutte le salse, però dobbiamo vedere effettivamente per bene come funziona, quindi credo che domani partirò magari un po' prima in live e ce lo proviamo, facciamo qualche run. Quindi vi ricordo alle 17 tutti i giorni, lunedì, venerdì, ok? Su Twitch. Potremo selezionare tra l'uccello e il cervo magico, quindi uno a settimana dei due da farmare. Mi raccomando. L'altra bestia potrà essere farmata solo per ottenere materiali drop, quindi niente premi del primo completamento. Mi raccomando. Quindi, per esempio, se selezionate il cervo e non il piccione non farmerete un pezzo, due pezzi e tre pezzi, primo, secondo e terzo piano, farmerete solo i drop, quindi mi raccomando. Ok, possiamo imparare di più sulla storia de delle bestie, benissimo. Tramite il tastino. Hanno messo un reward garantito, quindi se voi sfidate, che sia il cervo o il piccione, avete diritto, sia che perdete, vincete, quello che volete, un engramma. Quindi, mi raccomando, un sigillo, dai, come lo vogliamo chiamare. Quello che selezionate, quindi mi raccomando, una volta a settimana, chiaramente. Ora, reward garantiti. Potete ottenere ripetutamente una fonte del vento come reward garantito quando finite il terzo piano del piccione. Ok? Quindi ad oggi l'unico farmabile nel terzo piano è il piccione. Mi raccomando, vuol dire che fate primo, secondo, terzo piano e ve ne dà una. Poi di nuovo, primo, secondo, terzo piano e ve ne dà una. Non conviene proprio tanto in realtà. Di stamina è un bello spreco. Questo metodo secondo me va bene se dovete recuperare un pezzetto al volo per fare una reliquia. Ma se volete effettivamente mettervi lì a farmare reliquie o avete una pozione, cioè pozioni infinite, tipo 800, 900, 1000, altrimenti non conviene.
Lo dico soprattutto per quelli che si impegnano anche a fare il boss Gilda, eccetera, eccetera, eccetera. Occhio che le pozioni volano. Tutto lì. Ok. Un'altra torre dell'albero del mondo, va bene. Gemmine. Per il primo completamento avremo un altro shop classico, uguale all'altro praticamente, però dove potremo ottenere questi che sono differenti e in realtà anche questi che sono il sigillo, dai, chiamiamolo sigillo del cervo, ok? Poi nuovi costumi, molto belli, molto carini, molto fighi, non vi consiglio di prenderli. No, più che altro non sono scontati, ci saranno da qui in avanti. Quindi fate i vostri conti, ragazzi. Secondo me sono solo per abbellimento. Ad oggi non servono proprio. Poi ritornano altri costumi. Mi pare che questi di Lilia siano proprio nuovi. Questi due, però non vorrei metterci la mano sul fuoco. Mi pare di sì. Quindi, se vi fa piacere. Benissimo, nuovo artefatto. Ecco, questo è, tra virgolette, importante. Allora, avete questo artefatto composto da la carta del piccione che verrà droppata dal piccione e questa di Margaret che verrà presa dal PvP Shop, quindi occhio perché costa, mi pare, 10.000. Quindi, attenzione. Aumenta il danno dei single target d'attacco fatto ai nemici del 20% nelle boss demoniache, quindi piccione, cervo, eccetera. Ottimo, farmatelo se potete, almeno ottenete la carta del piccione, tutto lì. Reliquie. Abbiamo quella di Magelda nuova, quando l'eroe usa una recovery skill nel piccione, rimuove un debuff dagli alleati e quindi applica un effetto che aumenta tutte le stat dell'8% per 5 turni, fino a 5 volte. Non male. Funzionerà sicuramente meglio Magelda, quindi la proveremo sicuramente. Quella di Eligod, che vi ricordo, si fa con i pezzi del cervo, quindi occhio. Aumenta lo scudo del 15%. Non incredibilmente rotto, ma era già rotto Eligod, quindi va bene così. Simon diminuisce il crit chance e crit damage del 100% per 2 turni se l'eroe critta. Ok, quindi va bene. Non so chi va ad usare Simon, però vabbè. Ok. Poi, nuovi cosmetici per Gother? È un fest, quindi pensateci. Potrebbe valerne la pena. Vedete voi, personalmente io direi di no, ma perché lo uso veramente talmente poco che spenderei una fraccata di roba per niente. Quindi sì. Nuovi cosmetici anche seasonal, se non li avete quelli di Merlin e Stiva, prendeteli che sono ottimi. Oak Pass, chiaramente nuovo, classico. In realtà, nuovi bundle classici anche questi. Cambia solo il tema, quindi il PG che viene inserito nei ticket, ma per il resto è sempre uguale. System updates: abbiamo la barra di ricerca dell'eroe, che è ottima, se avete problemi appunto a cercare un eroe, nello specifico. Coin shop, diciamo, rinnovato, e ce lo vedremo per bene in live domani durante la manutenzione, cioè dopo la manutenzione. Mi pare di aver visto dall'aggiornamento JAP che inseriscono anche le tortillas, quelle per quelle del piccione, queste qua, ragazzi. Dove sono? Dove sono? Queste qua, che io sono sempre a corto, quindi credo che per un coin oro prenderò tipo 10 di queste, mi pare sia lo scambio. Ah, c'è la carta qui da prendere, ragazzi, eh.
Quindi credo che farò così. Comunque, ripeto, ce lo guarderemo bene in live. Nuova incisione, perfetto. Che altro? Che altro? Ok, lo spin event, quindi va bene. Al primo round ci darà il coin, poi round 2 la cassa, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sta, roba che otterremo di fisso, mi pare che questa sia un'arma per il latte, se non vorrei dire una cagata, ma mi pare di sì. E ci darà tra l'altro una reliquia gratis. Quindi sappiatelo, sappiatelo. Ottimo. Una reliquia corrispondente al piccione, quindi non di Eligod. Con questi materiali non ci fate quella di Eligod. Poi altri reward con lo scambio di monete, eccetera, che non vi consiglio di fare nel coin shop. Eventi battaglia, i classici eventi che ci danno due gemmine se completati tutti gli obiettivi. E lo scambio di oro con i pendant, ricordatevi, dal 14 al 21, segnatevelo, perché poi, ma io i pendant, ecco qui. Qui si prendono, ok? Ricordatelo anche a me in live, magari perché me ne dimenticherò sicuro. Ending event sono praticamente, ragazzi, tutti quelli che ci sono adesso. Quindi tutta la roba del nuovo anno, ragazzi, tutta la roba del nuovo anno. Letteralmente tutta. Quindi diciamo che è finito il fest. Tutti belli tranquilli. E aspettiamo questo nuovo cervo, ragazzi. Aspettiamo questo nuovo cervo. Quindi io vi invito ad iscrivervi. Se non siete iscritti, lasciate un bel mi piace, attivare la campanella e tutte quelle minchiate lì. E venirmi a trovare su Twitch. Ripeto, tutti i giorni. 17. Lunedì, venerdì. Link Discord sotto il video. Che siamo in un botto, mi raccomando, se avete bisogno. E nada, dai, tutto lì. Ciao belli.